Nel mio paese è stato recentemente varato un disegno di legge sulle aree montane per dare centralità a queste zone. Auspico che nella prossima programmazione, sulla scorta di quanto viene fatto per la strategia integrata per le aree marittime, venga fatta la stessa cosa per le aree montane. Avere degli indicatori chiari su una parte di territorio che è il 35% del continente europeo servirà anche a capire come la politica di coesione potrà impattare positivamente sulle aree delle terre alte del nostro continente. La politica di coesione 14-20 ha rappresentato un pilastro fondamentale per il progresso europeo, con un importante stanziamento di fondi e con una percentuale di assorbimento di circa l'89%. L'Europa in questi ultimi anni si è trovata ad affrontare crisi inaspettate, la pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi energetica. L'attuazione della programmazione nella sua ultima fase è stata utilizzata in via emergenziale come strumento di risposta ad esse, cosa che hanno pesantemente compromesso tempi e risultati. Sono però convinto che sia imperativo che la politica di coesione non sia vista come uno strumento di risposta alle crisi e alle emergenze, e che essa debba consolidare gli obiettivi a medio e lungo termine che le sono propri. È urgente migliorare la flessibilità e semplificare la gestione dei fondi. L'attuale complessità non solo ne ostacola l'assorbimento, ma mina anche la fiducia dei cittadini. Anche qui un po' di buon senso dovrebbe essere al centro, oltre la burocrazia.